Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, sul piccolo angolo mio. Siamo di nuovo qui con i soliti 37 gradi che non ce li toglie ancora nessuno. Infatti sono praticamente con una camicia in lino sperando di non morire dal caldo. Oggi parliamo di scoperte preferiti e prodotti dell'estate. Faccio questo video in collaborazione con Moira. Con Moira ci siamo sentite praticamente anche nel periodo di pausa, proprio per organizzarci poi dei video da fare insieme. Sono felicissima di questa collaborazione. Solitamente con Moira ci troviamo sempre molto d'accordo su nuovi contenuti da proporvi. Spero che anche questo video vi piaccia e possiate trovare spunto per eventuali acquisti, sicuramente di fine estate, ma anche dei prodottini che volendo potete utilizzare anche in un altro periodo. Allora, vi consiglio sicuramente di vedere il video gemellato di Moira perché troverete un sacco di proposte, scoperte e prodottini particolari. So che ha inserito anche lei del make-up. Vi invito a iscrivervi al canale di Moira che vi lascio qui, ma anche nell'info box e al mio canale, ad attivare la campanella e a mettere un mi piace se questi video vi piacciono. Iniziamo subito dai prodotti che ho scelto a livello di make-up, proprio perché io non ne parlo quasi mai e di conseguenza volevo oggi invece parlarvi di un brand. Sì, perché alla fine ho scelto prodotti tutti dello stesso brand. E i prodotti che sono stati protagonisti per me quest'estate. Qualcosa la sto utilizzando più adesso proprio per motivi di caldo. Io quando c'è tanto caldo non riesco a truccarmi, al massimo riesco a mettere una tinta labbra come questa e del mascara, proprio per una questione che se c'è troppo caldo non ce la faccio. Incomincio a toccarmi il viso continuamente e non riesco proprio. Allora, partirei subito da due prodottini. Questi li sto usando da relativamente poco, però mi sono piaciuti molto. Li ho trovati molto, molto innovativi, in parte uno in particolare, ma con qualche accorgimento. Allora, questa stiamo parlando della tinta che ha fatto uscire Moolak, se non erro, l'anno scorso per le sopracciglia. Io ho acquistato il numero 4. Anche se devo dire la verità, probabilmente un numero più chiaro sarebbe stato meglio per me, proprio perché comunque quando se lo applico veramente in maniera uniforme sono troppo scure. Infatti, considero di prendere la tinta più chiara per fare un chiaro scuro sul sopracciglio in modo da non sembrare troppo grosse o troppo cariche, diciamo. Questa tinta è molto carina, vi faccio vedere lo scovolino. Vi consiglio, è fatto un pennellino con diversi appunto peletti che fanno sì che voi possiate costruire, disegnare le vostre sopracciglia. Io vi consiglio di pulirlo tantissimo, anzi, vi consiglio di tracciarlo con un pennellino apposito per le sopracciglia, devo dire la verità, un po' più preciso, anche più fino. Se dovete proprio disegnarle, anche un pennellino per l'eyeliner può andare bene, che sia un po' preciso in maniera tale da poterle costruire. È resistente all'acqua, dovete soltanto avere l'accortezza di applicarlo bene, lasciarlo asciugare e non applicare logicamente dei prodotti oleosi poi sopra. Si toglie tranquillamente con uno struccante o un bifasico o un olio detergente, un latte detergente ed è un prodotto secondo me molto buono, questo di Moolak. Sempre di Moolak ho iniziato a usare Gentleman, che è il mascara. Mi sono trovata parecchio bene, l'unica appunto anche questa è l'accortezza di pulire benissimo lo scovolino. Tendenzialmente ha una buona possibilità di incurvare e allungare allo stesso tempo le ciglia, dovete solo stare attenti veramente che non ne abbia tanto,
anche perché la larghezza dello scovolino è abbastanza grande. Dunque, se avete l'occhio piccolo, effettivamente rischiate di magari sporcarvi. Vi consiglio veramente di metterne pochissimo, di fare magari due passate con pochissimo prodotto in modo da eventualmente non creare delle imperfezioni. Altri prodottini che ho utilizzato tantissimo quest'estate, ma non avevo dubbi perché già l'anno scorso, se non l'altro anno, ho utilizzato tantissimo le tinte labbra, sono appunto le tinte labbra. Nonostante quest'estate potessimo stare di più con senza mascherina, i gloss, devo dire la verità, non sono più abituata ad usarli, a meno che non sia completamente trasparente. Dunque ho optato proprio per le tinte labbra. Solitamente io utilizzo quelle di We Makeup, con la quale mi trovo benissimo, ma quest'anno ho voluto premiare proprio Mulac e ho acquistato diverse referenze che adesso vi enuncio. Cercavo anche qualcosa di più chiaro, devo dire la verità, non ho guardato, dovrei guardare quelle matte. Non queste col tappo nero, ma quelle col tappo, se non sbaglio, dorato o rosa, adesso non lo ricordo. E ho preso praticamente la Potter's Clay numero 8, che è questa specie di, diciamo, mattoncino aranciato, che è quello che porto oggi, mixato proprio con questa, che invece è più un nude malva, che si chiama Milf. Questi qua praticamente io li ho messi insieme, contorno e interno, molto belli i colori. Poi io adoro i rossi, che sono quelli che tendenzialmente comunque mi stanno meglio. No Pain No Gain, che è questo rosso scuro. Poi Kiki Coral, che invece è molto più vivo già da sul rosso aranciato. E poi Old School, che è praticamente un rosso più freddo. Poi ne devo avere anche un altro più chiaro, che al momento non mi sono ritrovata, e un violaceo. Comunque li ho usati in base a come ero vestita e a come volevo che rimanessero il look. Allora, sicuramente a livello cosmetico avete visto che ho utilizzato tantissimo i prodotti di Nakomi, li sponsorizzo, nel senso che li consiglio vivamente se volete apportare degli attivi nella vostra skincare che non costino tantissimo, che siano di buona qualità e facilmente utilizzabili da chiunque si informi sui contenuti e gli attivi e su come utilizzarli. Sicuramente adesso io ho un altro attivo, che è quello di niacinamide al 15% di Next Level, che è stata la mia preferita, quasi più dell'acido ialuronico, devo dire la verità. Infatti lo sto utilizzando ancora, questa è nuova, è ancora nuova, e penso che la lascerò da una parte così intonsa in maniera da utilizzarla al momento opportuno. Per il momento sto utilizzando altri prodotti, perché questi di Nakomi li ho terminati, almeno quelli in gel, poi magari ve ne parlerò in un altro video. Altri due preferiti scoperta di quest'estate sono questi due prodotti di Anthos, che ho voluto comprare e utilizzare, che ne so, uno la mattina e uno la sera, proprio per vedere la loro efficacia e il loro utilizzo. Il primo è lo Hyaluronic, che è un siero acido d'acido ialuronico con tre pesi molecolari. Adesso sto guardando, ci sono anche scritti, descritti proprio i pesi molecolari, con estratto concentrato di blueberry, cioè di mirtillo. Infatti ha una colorazione tipica violacea, marroncina. Come potete vedere, l'airless fa sì che praticamente ho utilizzato tutta questa quantità. Tu poi possa assolutamente dare una mia opinione. La colorazione è di questo tipo, rimane praticamente molto facile da spalmare, ha una pochissima profumazione, che per me va benissimo, specialmente in questo periodo che non sopporto nessun odore. E
si assorbe subito, lascia la pelle ben idratata e fa sì che tutta questa bellissima umidità lasci la nostra pelle sempre ummettata, idratata. Di tutte le cose negative del caldo e dell'umidità, almeno l'umidità che c'è nell'aria possiamo dire che fa sì che il nostro acido ialuronico venga attratto dai tessuti più interni per idratare perfettamente la nostra pelle. Un altro prodotto che ho utilizzato è l'Essence Booster Idratante Illuminante, sempre di Anthos. Questa contiene tanti estratti. Quando la mettete non è un tonico, non è simile a una mist, è proprio un'essenza, quasi un acido ialuronico, un siero comunque gialloso, ma meno denso dell'altro. Contiene dei galatomicetti, gli estratti di papaya, spirulina, acido ialuronico e olio essenziale di rosa. A chi non piace la rosa magari non è un prodotto perfetto, a me piace molto la rosa. Per me è quasi una profumazione neutra, perché una delle poche veramente che mi piace e che trovo molto discreta. Buona, è fantastico perché si assorbe in pochissimo tempo, lascia la pelle veramente idratata e a me piace veramente tanto. Dunque, questi tre prodottini sono stati per me le scoperte e preferiti di quest'estate. Un altro prodottino che sto ancora utilizzando e che per me sono state, tra virgolette, una bella scoperta, e sono i prodotti di I Am, che sono questi due prodottini per il contorno occhi. Mi sono stati mandati dal brand, il brand è un brand inglese, produce diversi cosmetici, tra le quali ha questo binomio, questo prodotto che viene un siero molto liquido da poter utilizzare appunto per idratare e rinfrescare il vostro sguardo, ricco di niacinamide e diversi peptidi, e poi una crema sempre per il contorno occhi molto molto piacevole da spalmare, con un assorbimento veloce e allo stesso tempo un effetto un po' lifting, diciamo, non dico tantissimo, però molto bello anche sul contorno occhi. Dunque, questi sono proprio i prodotti viso. Altri due prodotti che mi sono piaciuti tanto, vi ho fatto vedere forse anche in un altro video, è questa crema SPF 50 coreana di Trevoux Clinique, texture molto fresca, impalpabile, praticamente una crema, profumazione delicatissima, finish lucidino ma non troppo, dunque va bene anche per una pelle magari mista, la potete tranquillamente opacizzare con una cipria. SPF 50, facilissimo da utilizzare, anche da riapplicare eventualmente anche sopra il trucco, perché è una crema abbastanza facile da spalmare. La trovate su Stylevana, c'è di diverse tipologie se non sbaglio, però questa è leggermente beige, molto molto buona. Un prodotto nuovo, adesso andiamo praticamente soltanto di un brand, che sto apprezzando tantissimo e sto utilizzando in questo periodo, questi giorni, cioè tipo una ventina di giorni che lo sto utilizzando dopo aver terminato il mio brush struccante, è l'olio gel struccante anti pollution con pomodoro bio toscano di Bioficina Toscana. Questo brand io lo adoro, diciamo che è uno dei miei preferiti. Mi dispiace che non mi abbiano mai contattato per un'eventuale collaborazione, ma in ogni caso, qualora avessi necessità o voglia di provare qualcosa, lo farò sicuramente acquistando i prodotti.
Questo olio già struccante io già adoravo e avevo messo come uno dei miei preferiti, se non sbaglio, il loro burro struccante Fudi Rossi. Ero un po' scettica su questo, ma devo dire che devo ricredermi perché è veramente buono. Allora, ne basta un goccio. Cioè, veramente, con questo pezzettino voi potreste veramente farvi tutto il viso. Perché ha il potere di sciogliersi bene, amalgamarsi sulla pelle, diventando un olio che potete, ha una leggera profumazione un po' limonosa, un po' citrica, ma leggera. Lo applicate bene, applicate poi l'acqua, si scioglie in un latte detergente, lo potete emulsionare bene su tutto il viso, benissimo, anche sugli occhi e non vi brucerà. Dunque, un prodotto fantastico che vi consiglio vivamente. 100 ml, dunque potreste portarvelo anche in viaggio volendo. Non ricordo quanto costi, sinceramente, però Bioficina Toscana, questo è un prodotto veramente top. Ora, sempre di Bioficina Toscana abbiamo questo prodotto che per me è stato veramente il top estivo. E sto parlando della crema capelli dopo sole con elicriso verbasco Bio Toscani. Profumazione adorabile, erbale, perché sa molto di elicriso, io lo adoro. Un prodotto molto buono. Io ne ho messo qualche goccia, lo utilizzavo più che altro come leave-in dopo la doccia. Al mare l'ho utilizzato poco perché ho preferito utilizzare un fluido protettivo. Però questo è un prodotto veramente buono, ve lo consiglio se avete capelli particolarmente secchi nelle punte, rovinati, potete utilizzarlo appunto qualche noce proprio per districare, per tenere il capello ben nutrito e idratato senza appesantire. Dunque, questo è stato veramente un prodotto buonissimo. Forse ve l'ho detto anche nell'altro video. L'unico neo è che è un po' piccolino, l'avrei fatto da 150 ml per il costo che ha, ma in linea di massima proprio per il tipo di prodotto, perché comunque ce ne vuole diverse. Cioè, nel senso, per far sì che lo possiate utilizzare, forse per una vacanza a 100 ml va bene, ma non sicuramente per usarlo tutta l'estate, no? E dovreste comprarmelo due. Sempre di Bioficina Toscana, sempre parliamo di capelli, un altro top preferito di quest'estate, ma questo è stato, devo dire la verità, un preferito per anni, da quando io ho iniziato a utilizzare il brand. Se non erro, poteva essere anche il primo mio balsamo bio che ho apprezzato veramente tanto ed è la maschera balsamica ristrutturante con olio extravergine di oliva sempre di Bioficina Toscana. Allora, io di questo prodotto ne ho comprato diversi tubetti. Mi è venuta adesso un'immagine della vecchia packaging che si usava prima. Un'immagine me in Tunisia che lo utilizzavo dopo aver fatto l'hammam, dunque col caldo pazzesco dell'hammam, fare la doccia e poi utilizzare questo balsamo freschissimo sui capelli. Io mi ricordo questa immagine e l'ho utilizzato anche quando vivevo alle Canarie, a Lanzarote, me lo ricordo, me l'ero portato, lo centellinavo, ne mettevo proprio un goccio in mezzo ad altri balsami proprio per far sì che non mi finisse. Infatti di questo prodotto, questa è nuova, però ne ho finito uno da poco. Di questo prodotto ce ne vuole veramente una noce e vi districa benissimo i capelli. Potete fare un bellissimo impacco emulsionato bene, particolarmente sulle punte. È un prodotto veramente top. Mi piace moltissimo, a parte che quasi la maggior parte delle maschere di Bioficina Toscana mi piacciono molto. Adesso volevo, stavo guardando la linea castagna e volevo acquistarla per utilizzare, ma poi sono stata un pochino così perché ho visto la bustina della maschera capelli 50 ml, veniva 8,50 euro. Ho detto, cavolo, ma 50 ml veramente?
per farti una maschera capellica così 2 volte ed è finita. Dunque, boh, non so se acquisterò qualcosa, se non qualche prodotto vecchio che vanno benissimo. Io adoro. L'altro prodotto, sempre di Bioficina Toscana, che sto utilizzando in questo periodo, che è diventato anche un preferito scoperta di questo periodo, è il deodorante alla mela. Deodorante purificante con fresche note di mela e di menta. La mela si sente di più della menta. È una cremina facilissima da applicare, molto molto buono. A parer mio, resiste anche abbastanza perché questi giorni sto utilizzando un altro deodorante. E mi rendo conto che questo qui funziona molto 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 meglio. Dunque, un prodotto veramente che vi posso consigliare, specialmente per chi soffre di ascelle sensibili. Altri 2 prodotti scoperte preferiti di quest'estate, che io sto usando da poco, praticamente mi sono arrivati da pochi giorni, cioè da pochi giorni, cioè da 2 settimane praticamente. Sono dei prodotti, gli unici prodotti di corpo probabilmente che inserisco in questo video, ma per ovvi motivi, e sono dei prodotti del brand My Beauty Farm, questo brand, questo qui. Questo nel bendaggio non c'è scritto solo nella busta. Questi sono dei bendaggi che vengono monouso con le bande imbevute. Questa è di tipo rinfrescante, drenante. Devo dire che mi sono piaciuti molto. Vi consiglio di utilizzarli però col pantaloncino in cartone se ce la fate ad averlo o se non vi mettete comunque del cielo fanno qualcosa perché sono molto molto imbevuti. Questi ti rinfrescano la gamba in maniera allucinante, proprio ti senti proprio un effetto drenante tonico subito dopo. Io infatti li lascio, lascio il liquido per bene e poi applico direttamente questo, magari messo prima in frigorifero, in freezer, ed è un gel corpo extra freddo. Non è proprio extra freddo, come piacerebbe, ma però con la combinazione del bendaggio allora diventa veramente ghiacciato, ed è buonissimo. Dunque, questi 2 prodotti sono bendaggi e gel corpo promossi, scoperta del periodo estivo, prodotti che io a parer mio io non ne posso fare a mano perché ho sempre molto caldo, soffro di gambe pesanti e ho necessità proprio di avere un sollievo. Che il giorno abbia lavorato sia stata libera, proprio ne ho proprio una necessità fisica per dormire bene. Allora, con questo video abbiamo terminato le scoperte e i preferiti estivi. Vi consiglio di vedere il video gemello di Moira, iscrivervi al suo canale e al mio canale. E ci vediamo prossimamente con altri video, spero molto interessanti.